perché quelli c'è una caccia di soldi che non ci sono. Grazie, prego. Sì, c'è la signora Venezia, io volevo tranquillizzarla. Lei citava il fatto che il fabbricato nei pressi dello stato di Collana ha subito dei danni derivati dall'aereo costituito. Ora, voglio subito chiarire che la tipologia di intervento è completamente diversa, nel senso che la metropolitana opera da sotto, cioè tiene una salma d'alba che scava, si cava quindi la tratteria, viene armata e poi va avanti. Il momento che dico è proprio quando si scava, lei me lo può insegnare. Allora che cosa succede? Scavando il terreno incomincia a smontare. Smontando va via da sotto alle fondazioni fabbricate che stanno intorno e si perde i rendimenti. E gli abitanti. E anche invece qual è la tipologia che ha imposto il commissario? È diverso. Che dice, io innanzitutto devo ridecidire il fronte dello scavo attraverso le mani. E incomincia a scavare, attenzione, non scava, fino ad arrivare al fondo del pavimento, ma scava fino ad una profondità di 1,5 metri. Perché fa questo? Per impedire che si abbia una infezione nei panni che, data la notevole altezza, possono disturbarsi. Allora, arriva a 1,5 metri e finisce. E rigisce quindi questo piano e poi comincia a scavare da sotto e così procede fino ad arrivare alla fondazione del partito. Quindi possibilità che si possa verificare un cedimento di fabbricati che stanno lavorando, io non lo escludo in modo più casuale. Se usato questa tecnologia. Milano usavano un'altra tecnologia, cioè facevano i pali, se li facevano e poi scavavano. I pali si inclinavano e i fabbricati cadevano. Grazie. Mi chiedo eventuali responsabilità nel caso delle coperture assicurative, allora una leggera replica, io di soggetto con una risposta che mi è stata chiesta e poi su questo punto vorrei dire il soggetto attuatore di Milano è una persona che conosco ormai da anni e devo dire che prima di cui noi abbiamo cominciato dopo, Milano era chiuso e tutta una serie di questioni le abbiamo verificate con loro, perché uno dei modi di lavorare è quello di imparare dagli errori altrui, no? Perché si commette un errore lavorato, non c'è dubbio. Il problema è, tra noi è stato anche quello di socializzare. Quindi la scelta di imporre certi tipi costruttivi sono stati anche legati ad esperienze che noi abbiamo verificato fatte da altre condizioni di terreno profondamente diverse da quella. Qui là in Corasi non ce ne sono, ma come l'ingegnere forse insegna, la falda è molto molto alta e anzi negli ultimi anni la falda ha avuto a Milano degli abbassamenti degli innalzamenti senza tenere. La questione ha prodotto dei problemi non indifferenti. Noi abbiamo, grazie al lavoro della metropolitana, una storia oramai consolidata di anni rispetto alla situazione delle falde. Quindi, anche da questo punto di vista, abbiamo, come dire, elementi di garanzia in più che probabilmente altri non hanno, sia per il lavoro che ha fatto il suo commissariato, sia proprio per il lavoro ovviamente della metropolitana che in questo modo ci è servito molto, perché noi abbiamo sistematicamente osservato tutti i carotaggi che sono stati effettuati, tutte le situazioni che sono state effettuate. Con questo non significa che quando si lavora gli incidenti non possono essere realizzati. Quello che a noi ci interessa è che il monitoraggio sia attento e costante. Quindi quello che noi cercheremo di fare in futuro, e qui voglio tranquillizzare la persona che ha parlato prima, perché noi abbiamo in commissariato per scelta del governo che ci ha posto questo vincolo d'accordo con la società commissario, per essere chiaro, non sto facendo osservazioni di natura diversa, abbiamo utilizzato i tecnici che stanno nell'amministrazione,
potenziandoci con 10 contratti con giovani che ci hanno dato una mano consistente nel lavoro. Ma chi gestirà sarà sostanzialmente chi ha visto molta capace. Quindi da questo punto di vista non ci sarà nessun tipo di interruzione. C'è l'unico sostanzialmente con gran pace di tante persone che se ne va a subire, ma chi proseguirà sostanzialmente col lavoro saranno le stesse identiche persone che hanno visionato puntualmente, seguito i piatti. Quindi da questo punto di vista qualche elemento di tranquillità in più che non ci sarebbe in un altro modo. Lei mi chiedeva molto rapidamente, i 3 anni sono stabiliti tra l'altro da una normativa, la legge che prevedeva, e stanno in tutte le convenzioni. Non è che il fitto poi non si possa trasformare in proprietà, nel senso, sempre nell'ambito della confidenzialità. Questo ovviamente non si può. Stessa cosa per quanto concerne il fitto, ho già detto prima che l'elemento di controllo che l'amministrazione dovrà mettere in piedi è che il cambio di contratto di fitto, intanto il contratto deve essere registrato, questo è ovvio e chiaro, perché se no quel box viene preso in carico, è evidente. È chiaro che il cambio di residenza, grazie a Dio, la nostra anagrafe è meccanizzata ed è tra le migliori d'Italia, riconosciuta da tutti i governi che si sono succeduti, siamo nelle condizioni di controllare sistematicamente questa cosa. E questa è la cosa che non si ha più diritto, quindi si acquisisce da questo punto di vista. Ok, grazie. Io chiedo ai due consiglieri che hanno chiesto di intervenire.